siamo pronti per iniziare la nostra commedia. Come vedete non ha rivalità, la sala è piena nonostante c'è il Napoli e quindi abbiamo grande e nemmeno il tempo vi ha scoraggiato, quindi un grande applauso lo facciamo ai nostri attori che sono qui dietro, che tutta la settimana sono stati in tournée, quindi non hanno provato. Ma li ringraziamo per l'impegno, per la perseveranza, perché non è sempre facile mettersi in gioco e scegliere di fare qualcosa anche per la comunità, nonostante i tanti impegni e tanti anche impegni familiari. Quindi li ringraziamo perché anzitutto si sono messi in gioco, e al di là della risata e del sorriso che sicuramente non mancherà questa sera, è un'occasione per stare insieme in questa domenica di carnevale, in questa domenica in cui avvertiamo l'esigenza di incontrarci per poter vivere con gioia un tempo diverso. Ora cedo la parola ad Angela che ci introduce in questa commedia. Buona visione e poi se vi piace ci vediamo martedì, lasciando anche il posto a qualcun altro. Quindi diciamo che chi è qui per la seconda volta va bene così, martedì facciamo venire. Presento quelli che sono i personaggi e gli interpreti che vedete stasera sul palco. Felice Ciosciabocca, Tonino Verde. Ciccino, Tonino Cannavale. Ciccino, interpretato da Francesco Massa. Raffaele Francesco Saverio Vanagore. Don Carlo Andrea Guida. Enrico Angelo Celentano. Luigi Alfonso De Martino. Il maggiore Gennaro Cuomo. Peppino Antonio Felice. Concetta Irma Romiglio. Amalia Cilento. Cesina è splendidamente interpretata da Stefania. Margherita è interpretata da Maddalena De Rosa. Anna Massa invece la vedrete nelle vesti di Bettina. Carmela Cuomo interpreta Carmela. Il venditore ambulante invece è interpretato da Michele Cuomo. Preparate da Colomba Buonocore alle luci ed audio in fondo alla sala abbiamo Giuseppe Di Martino. Ringraziamo le sarte Rosa Cannavale e Brigida Riccoli per il trucco e parrucco, invece ringraziamo Lella e il designer. Organizzazione a cura di Giuseppina Cilento. E infine facciamo un ringraziamento generale a tutti coloro che hanno dato una mano, in particolare Liberato Esposito. Baffo e figurazioni di Paolo Staiano e Francesco Albano. Ima Di Martino, Luisa Lauro e Gina Guidone. Piccolo Bazzare, di Trombetta, Macelleria di Paola.
tutti, un applauso particolarmente impegnato per Agnello Guidone. Da parte di tutti speriamo di condividere con voi qualche ora di sana e spensierata allegria, buon divertimento e grazie. Da 30 anni.
Ammogliato, sì signore. Ma sono diviso da mia moglie, da quella sciagurata che dopo 2 mesi di matrimonio si volle separare da me. Oh, è perché, scusate? È perché? Una cosa è niente. Perché amo, mentre lui me, io non ho mai avuto quella da fare e gli va a finire. Questa cosa per lo più succedeva, cioè diceva la verità, quando bevevano un poco troppo assai. E si diceva che questa cosa la metteva paura, la metteva l'ansia, si pigliava paura perché me la dava una mano a sopra. Però alla fine fu un pretesto, fu una scusa per me lasciare. Donna senza cuore. Che bello argomento, non perché passa tanta guapa che carunque picchia. Ma ve lo dico, volessi arrivare, non mi andava a posto. Dopo che si è arrivato la lettera per me. E poi mi ha detto, posso avere loro di accompagnare? Certamente. Andrei, ma la posti in giro. E poi vi accompagnerò fino a casa. Dove abitate? Qua vicino alla pensione estinta. Ui, chista. Non è antipatica, però è un po' che si canta. Andiamo, prego, prego. Ma muore fame più presto, non c'è della mia dignità, una,
che è stato direttore alla Scala di Milano, si affettasse una rita all'orchestra Sangò. Ma lui non ha ravasso la dirigi, ma che vuol dire? La scrittura era come direttore, a Napoli no, all'estero sì, all'estero, qualunque cosa. Si ha sciolto mi fa trovare un maestro di musica per viaggiare, ha già fatto un ho fatto con me in Spagna, in Russia, in America, a Costantinopoli, a fare i concerti. E te faccio vedere come torna, la sì che si fanno il allenamento, la sì che si apprezza la musica, la sì che si capisce il valore di un artista. L'Italia per la musica è finita, non si può fare più niente. Oh, si capisce, si capisce. Ma chi si pazzo la sai, è pazzaggio trovato. Ecco servito. Bravo, grazie tanto. E poi a Roma? Ma state a Pozzuoli a fare un concerto da Salvo Municipio. 2 lire un bicchiere. 2 lire. Un programma straordinario. Tutti i pezzi scelti. Gli autori celebri. Lo prendereste? Ma ieri sì, ma nel suo lamento usino. A moglie e 2 creature. E ci giù. E ci giù. Lo squallore. Oh, sì, la roba ci portava a cena con questo, insieme a maestro di pianoforte, e stamattina me ne so giù. Ecco, bello il cavo, sono senza alloggio, perché un padrone era avanzato lui e non puoi più aspettare. Stamattina mi sono rotta la roba e me ne so giù. La roba? Ma lo so, la roba lo so. La roba, però io cammini, non vestite lì. Io voglio lì. E sei tutti quello che tengo? Oh, povero me. Io so, coppa cosa di levando, tutta non banco, terra, solo questo devo provare. Ma non signore, voi siete un artista e non meritate star così. Ma ci penso io, ma faccio un biglietto per mio fratello, proprietario della piacere sì. E lo faccio una bella mamma qua vicino, al corso per Tomì. Ah, grazie tanto, una mente per non fare i vorni però, sì. Perché va già a partire, ha già all'estero. Non ci stanno le chiacchiere. Avete ragione, ma vi servo io. Nuovo professore di musica con mamma, con un diploma e 7 medaglie ridotte in questo modo. Allora che ci studiate a fare tanto dire? Era meglio che mi metteva a fosa un pugnato. Mille po'. Al mio amico Enrico Pastetta. Enrico Pastetta. Direttore. La Scala di Milano. Direttore. Ho mettito sulla la scala. Due giorni. Una settimana. Ecco qua, tenete. Grazie tante. Ho già voluto sapere di tante perché domini vedete tutto con l'hotel. Ah, bravissimo! Mi darò una poltrona e mi venite ad applaudire. No, mi pare con tutta la forza. Ma mi accompagno palazzo e ci vediamo dopo. Oh, quanta obbligazione, amico mio, quanta obbligazione! Non si niente, per carità, è cosa da niente. Non vi scordatevi, accomodatevi. Qua, da questa parte, ecco. Vai su, ma si può sapere che carattere sta? Da rovina, amico mio, da rovina! Ha ci passato più tua! Ah, addio, addio divertimento, addio fem, addio a tutti voi! Ma che succede? Ma che succede? Sì, ma felice, sta a Napoli! Ah, possibile! Possibilissimo! Eravate in nome, insieme con la mia capigliata! Ci vado! Io tengo più tanto buono! Ma li comandi? Sì, ancora, ci vado! Oggi ci deve venire, buono la su! E che stai sentendo? Chi stiamo a cantare con tutto? Ma noi? Come stanno mandando? Ma io, ragazzi, guardate, qua ci va la luce. Stamattinesse, siamo un po' cuci, costruivo qua, e stiamo perdendo magnificamente 300 lì. Ehi, 300 lì. Ogni 500 lì, come progetto, per Nicolino Guandale che va da sé. E che no, non ci va assolutamente. Ma che le domani in giro? E come fa? Sento, diventato 200 lì. Me ne sei una carta tanta persa, è venuto qua, io non l'ho fatto lì, e si va avvisato, e mi hai consegnato sto telegramma, dottor Francesco Sciocca.
stupendi. E a questo punto, c'è la stazione, lo presi di vuoto, come ho tutti zitti, a Gio mi si fa fare la carrozza, e noi ci dovevamo portare un milione d'euro, da maggiorità, si affittava già un pigliato, e noi ci dite che avessimo portato la carrozza, che se fossero arrivati un po', e mettiva la caffè la torretta, per appuntamento con la amica, per appuntamento con te, per essere aiutato, per essere salvato, per essere consigliato. Che ci fa, sa salvare, consigliare, ma che cosa? A che cosa salvare, non ho capito. Ma allora si capite lì? No. Chi sta sanno che piace storia? Che sei mi si fa, ma ci cadrà! Che sono buono mio! Da 3 anni che sto mannato! Ma hanno mandato più di 60.000 lì! Tanta brugna che c'è scritto! Se mi si fa, se mi si fa! Ora non c'è, come sapevo, 10.000 lì! Ma un bel nome! Pure mia moglie si chiama Rosina! Rosina
Quanto siete bella, quanto siete simpatica! E tu che ne rispondi? E io ne resista. No! Siete voi lo simpatico! Mille sanno un buono partito per te! Perché dici così è ricca assaia! Ma come è già questo? Cameriere! Cameriere! Comandi! Portaci una coppa di zucchero, scusate! Subito! Cameriere! Anche per mia figlia! Avete capito? Anche per mia figlia! Ma tu! Ma sì, ti dico, è proprio lui! È Don Ciccillo! Dottore! Don Ciccillo! Dottore! Dottore! Scusate, ero distratto a parlare con mio amico. Come state? State bene? Non c'è male. Come vi trovate sulla nostra pensione? È bene, benissimo. Ah, una pensione come la nostra non si trova per tutta Chiaia, perché non manca nulla. C'è buon'aria, pulizia, una buona cucina, buoni letti, biancheria sempre pulita, non è vero? Oh, certamente, sì. Poi c'è mia figlia qua, che è terribile, controlla sempre la serra, per vedere se è tutto a posto, se è tutto in ordine. Essa veramente non lo voglia pazza, se che lo poca. E chi ha parlato molto, povera figlia? A questa età si pensa a tutt'altro, non so se mi spiego, ma dammi un po' per pazienza, ma che se mai non lo farà più, è ovvero? E già! Come ci ha fatto? Il dispositivo di io non mi va bene, fammi così, fammi così, vedi la prova, fammi vedere la prova. Sicuro!
oggi ci sta molta gente strana, la gente curiosa. Si rivede davvero uno stabilimento. O porto là. E porto là, Ma chi è che te ne fa? Ma scusa, ma non bella, non sono pazzi, chi si cade? Ah, no, no. Io sono sempre buono. Capito, lo dico, che non dà da capire niente. Che non dà nessuno su pazzi, capito? Ma magari che buono non sta a cercare. No, Michele, non ci ha fatto così. Questo è l'unico modo per saltare. D'altronde, chi non ha fatto l'età? Poi se vuole, ciao zio. Sì, così ci ha fatto. Sì, è così, faccio un pazzo. Si è un pazzo, animal.
lavoratori, marito mi erano garantati più di te. Facevo negoziare porte, ma erano moneste, e se facevano sportare. Vabbè, sì, finiamo, no. Va bene, non è un cazzo. Ma volevo portarla, perché non sapete che era questo cerito. Che la facevano per me. Ma lo guardi perché lei è una diretta. E non capite, le volate. Perché non facciamo gli scotto. Tu non hai idea. Chista me l'ha fatta prima a modistro paese, Madama Palillo, Arit che sono di gran moda a Napoli, si chiamano cappelli alla scescia. Ma qua c'è sciama, no? Alla scescia. Ah sì sì, alla gesca. Hai capito? Si chiama cappello alla sciascia, si chiama. Io non voglio rimanere a ciò, tu non capisci niente, si sta sempre. Ma sono io matriato! Che ci fa che le cacce mai non ti sposta? Sono stato che le voglio che mi trovano le buone. Voi se ne mi sa presto, che dice? Ma chi tu chi è? E che le chi è? Hai fatto chi sono? Sarà fini! No, non credo! Saranno voi! Hai fatto chi sono? E che sti chi è la padre? Che te la paura di fare un po' di me? E ci scotte, ci scotte. E quando ci arrivi una mazzata in capo? Quattro? E già stai verando. Poi chi prova, io ne mi sa male di tutta la sacca. E che muori, fa sparare a me. E chi è? Ma se asciugo poi lo riconosci, no? Lo riconosco. E non giovinotto, avo te. Avo te. Prova di mostacciare, che c'è? E te ne una faccia da lì, mamma mia. Ma come che si morino? Quando mi ero spiaciuto che non mi sono trovato con buio. Ma che io non devo mettere con quella gente? Tu hai fatto quello che ha fatto, perché hai spiegato e sei con tu. Quando ero con la scimmia, chiamavo una bella carrozza, ci chiudi in maita e facciamo i domandi. E noi vogliamo affogare! E allora voi non state a casa, perché noi tutti e tre mesi non non potremmo uscire. Accomodatevi! Grazie. Che cosa servire? No, niente, noi andiamo di fretta. Ma una piccola cosa, sì. Una carità di un. Per loro, per me no, grazie. Ma per voi, non per buttare senso. Piuttosto? E per voi? No, niente, ci faccio. Il mezzo per mutta senza! Ma perché mezzo? No, non c'è che fare, non ci vedo. Ma scusate, ma perché devo qua? Io mo sarei venuto. Ci lui non è venuto da dice che la casa che ci è trovata non è cosa! No, ma per tanta politica te lo sa mangiare lì! Che la posizione! No! E per combinazione hai fatto spiegare! No, però! E dopo come tu non potete trovarti, per? No. E dove potete andare? Lo so! Quante camere letto, noi saletto, cucina, tutto è comportato, no? E non ci fanno piano perché sto piantando, no? Tappeti a mobili di lusso, ma non è proprio. Il prezzo, niente ha fatto male, sì. No. Ma no, dove dovete andare? Dove potete andare? Quella è bella, è bellissima. Sì, è la padrona di casa, La padrona di casa, la padrona di casa, bellissima, bella, educata, pulita, ci bella, accoggio, tutto bello, ma bellissima, bellissima. No, ma come potete andare? Sì, è una legge. È una legge. Bella casa. Sì, non ci dà nessuno che ci faccia una brutta. No, ma io dico, bella casa. Il bambino di Rosa a Margellino. E senta la magazzina! Come ci dà una brutta? Come fare una roccia? Ti volevo dire che quella casa è bella, come dici tu. Ma la signora mi ha detto che la cosa non ci sta piangherina, non ci sta masale, le zone, niente. Ma che le zone? Nemmeno le zone, figlio mio. Ma non vi preoccupate, chiamo io la signora. Quella è una questione di prezzo, non vi preoccupate, ci parlo io. Tanto voi dovete stare solo pochi giorni, non è vero? Ah, si capisce.
tumulti fa tutti i partiti! Oh, no. Tanto è vero che domani scendo da Roma 300 carabinieri e 6 reggimenti di soldati! Oh, ma sgravisci! Ma chi lo fa fare una altra paura? Chi lo fa fare? Oh no, ci uniamo, allora ci uniamo! Ah, sì, ci uniamo! Sì, a me, domani! Sì, che non sta in questo paese, vuoi dai, non so da me! Figuriamoci qua con tutti i tumulti, chi ti accinge? No, prima mi spiace, è bravo, sì! Noi, chi è che ti può mandare? Cos'è? Capito? Oh, capisce. Va bene, non capisce niente. Allora oggi muoviamo.
che non c'è più l'altro. Ma sì, ho sì, sì. Ma è come vedi te, questo grande non giovane, di buonissima famiglia. Figlio unico, famiglia ricchissima. Mo portato una pensione in uno stato eccitatissimo. Lo sciogliava a terra, ci batteva, ti direi che a cosa umano, ottavo per la chi lo veniva in faccia, lo sciaccava, era terribile, era pericoloso, faceva paura. Ma si è calmato un po', un pochettino, ma poi sbarriva per la musica. Dice che sei il primo tenore del mondo, che nessuno può passare, e che niente di me, Verdi, a Draga, a Spera Luis. Povero disgraziato! Vabbè, lei è buono, si mette a pizza, si fissa e si mette a cantare. Sì, chi lo sa arriva a rimettere, sì, chi lo guarisce perfettamente, la famiglia per i cazzi. È una cosa esatta! È un grande denaro! È un grande esatto! Bravo! Sì, sì, proprio a questo proposito! Proprio a questo proposito dei soldi! C'è dietro un piacere! Mi servirebbe però 500 lire! 500 lire! Perché mi ha cantato una cosa bella! Non posso fare meno! Mi ci ha cattato la macchinetta con la quale si può fare l'esperimento esatto di tutti i plan e di tutti il cervello umano. Bene, orienta ieri dopo San Francesco di Sales. Ha una bella invenzione, ha una bella novità. Ma se me l'ha già cattato. Ma se è così, sì. Forse. Ma se. E tu che dici? Che dico? Si ne serve, si è necessario, e che sa da fare, se ce l'ha. Io capisco che costa un po' di roba, però è una spesa che si fa una sola volta. Poi, zizi, una volta che mi ci ha cantato, adesso lì, è San Francesco di Sales. Oh, regolarmente ci cita il tuo paese. Certo, sì, ma col tuo paese, come? Va bene, allora quante oggi te lo che 500 lire? Grazie, Titi, grazie. Ciccio, ma dimmi una cosa. Ma tu stabilimento è lontano a casa. Attenzione. Hanno chiesto tutto questo pazzo. No, no, sta qui vicino, ma vedete l'olanda. Basta che prendiamo voi, ma andate in città a farlo, no? Sì. Come vedete quel lampione? Sì. Titi! Che lo pazzo! Che lo pazzo! Oh, pazzo! Che lo pazzo! Che prima! È scappato! Ma è scappato! È scappato! Ma non ci sta! Se non scusa mai davo! Ma mi compa mi lascia! E come se lo faccio scappare! E che ho mantenuto! Ma stavo dentro il cavolo! Titi! Titi! Titi!
signore! Carrera! Ma è da come? Io due braccia in capo te! E ne devi suo campanile! È la Giannis! E chi lo cambia il romaggio? Che fa che è tutta aiuta? Chiamisi! Primo morato! Tonora! Chi è la fase? Stamma! Ma ha fatto mettere la paura da un po' di credere! Non faccio come il suo morto! E che fa? E che fa? Stamani dopo combinazione! E sono passata a casa! E la Giannis ha un gallo qua! E diceva! Aiutatemi, aiutatemi, Dacru! Ha già votato? E ha già messo il disco di me! Che senso? Dici che è andato a morire? Povero! Povero! Chi le posso dire già una madre così? Ha votato ogni salvatore con una macchina! Allora, cari! Scusate un po' se dice una cosa, Rita fa, moglie che rezza a fianco io, già, come si fosse una creatura. Tu non è. La vita che prova. Ah, sarà da una brava! Con anche le maggiori, dice sempre che sono già io e mai se no. Con tutto quanto sappici, subito soffre. Ma la cosa è lì, come fanno due, ma basta sempre con lo così. E sì, e poi è questo uno lì. Sa, ti dico una cosa, si tratta di andare a qua, io stasera me ne vado, non ci sto neanche da lei andato a capo. Ora comincia, no signore, le legge l'interno se ne dai, chi ne deve andare a casa, non c'è bisogno di restare qua. Accompagnate un'amica sui maestri, con quale città si torna da partire. E se ne andai tutte e pure, assolutamente. Se non capi, i passeggeri se ne scappano. Ogni minuto, pigli l'oriolina e se mette a sola. Siete, sì, figa bella cosa. E poi, avvisa a frate, che non facessi più quello che hai fatto. Perché che fa? Siccome la nuova di qua, ha adesso come stiali, ma lei ci dà solo che ha da fare un video. Ma presi tutto quanto di un po'. Siamo tutti dove che stai? A guerriere. E è venuto tutto insieme in da camera mia che fa vedere. La stevano sì. E ci ha fatto mettere una paura terribile. Non sapevamo chi è. Io. E gittato uno strillo. Che la paura non ce l'è, è svenuto. Venite chi lo stupido che sei messo in capo. Quando ci visti che inizi. Non sa chi mi è dovuto non raggiungere la seggia. Caccia pazienza, sono amico. Chi l'è lo stravagante? A forza lo fa l'artista drammatico. Venite che pazzino. E lo vuoi far calloppo l'artista drammatico, poi sta a fare una da parte. Ma quando sta? Sta a fasciare la cucina. Ma lo hanno su per botti. Su per botti? E che la da? E chi lo sa? Si è fatta la volontà di uccidere prima di chi ti e sta? Chi le sta mattina è venuto uno giovane giornalista che ti dà fuori. Si è scusato in giro là. E mi chiamano di spazio per il Ria lo padrone che una scusa qualunque si chiama stacchista per lo mannasse. Perché se no io ho votato a faccio. E che se ci manca? Chi le capace lo fa? Ma va chi non com'è? Quanta responsabilità? Quanta ansia? Avete ragione, avete ragione! Secondo piano, e che si faccia? Prova lì, a piacere! Ah, ma da mille anni che me ne vado a casa, che vita se cambia! Ha ragione che la paura figlia mia sta sempre malumore, e chi ha parlato? Ma si ha torta a far maledà, non vuole che faccia un po' di... Ah, vi siete dei scocchi, lo violi! Non può dire lo sempre, ma tocca lei! Tasi! Ci rovini anche tu! Tasi! Tasi! E che stiamo facendo con me? Ma non c'è paura di niente! No, no, non signore! Qua siamo al primo piano! Al primo piano ci stanno chi le calma, chi le tranquilla, chi le quiete. Al primo piano! O secondo piano! Ci
stanno il pazzo, il voglioso, il terribile! Oh, e chi ci vuole secondo piano? Ma anche si macina! Bravo, bravo! E noi qua ci stiamo la mezz'oretta, non è vero? Lo sveniamo! La mezz'oretta, no? E che lei sta a messi? Non c'è niente da fare! Io sì, caro zio! E te grande avvisi da fa! Buongiorno! Buongiorno! Che schifo! Che schifo! Questo è una mora malata, è una pazza che sta capendo a quattro anni. Il muretto marito a cui voleva tanto bene, e lascia la pazza, si lascia. Muori già tutto quanto, perché questa è la casa sua, questa è la proprietà della pensione. Si capisce, ho tanto tempo che sta capendo, Sì, sì, qui mi raccomando, qualunque cosa dice, assecondatela! Si capisce! Sempre! Così come state oggi? Bene, grazie! E voi? Non c'è mai, non c'è mai! Il signore è amico vostro? No! Questo signore è mio zio, Felice Ciosciambocca, ricchissimo proprietario di Rocca Secca! Ah, tanto piacere! A noi Streffoni, ai vostri comandi! Da sempre! Nipote, è un bravissimo giovane, quando sta qua tiene in allegria tutta la casa e quando tarda a venire tutti i signori mi domandano di lui e io dico, verrà più tardi, verrà stasera, non dubitate, perché dovete sapere che io sono la padrona di questa pensione! Bravo, mi fa tanto piacere, sì! Sì, ma non vedo l'ora di andarmene. È una vita che non si può sopportare. Troppi pensieri, troppe seccature. Io voglio essere libera, indipendente, voglio godere un poco. Alla fine sono ancora giovane, non è vero? Oh, certamente! Appena mia figlia Rosinella si marita, il giorno dopo me ne scappo. Stai triste, stai! Ma perché quando mi trovate bene? Francamente no, caro signore. Ci sto perché siamo là, ci devo stare, sono obbligata a starci. Ma ci soffro, credetemi, ci soffro assai. Devi stare sempre a contatto con gente che non si sa chi sono loro. E poi tutto stravagante, tutto va! Bravo! Comanda da meglio e meglio, e non sono mai con te. Vai, in queste parti dice che vado sul pazzo! Vostro nipote la sa, è carina assai. Il padre la voleva tanto bene e non l'ha potuta vedere così grande. Povero uomo, il cielo non l'ha voluto. Povero Giannattaglio! Quando alla fine, ci mandava un po' più speruto!
che ci viene, quella è tanto scornosa. Sapete, non vede mai nessuno, sta sempre chiusa. E poi, stamattina, al caffè, l'avete fatta prendere molto a volte. Eh sì, è rimasta assai dispiaciuta. Ma come la porto? Con permesso. Come mi fa bene, Ceci? Ma che bella mazza! Che restino buono! Ma facendo compagnia a mamma, tanto che mi cadde una fatturetta! Una poverita, poveraccia! Ceci, dimmi una cosa, ma perché hai stamattina a caffè l'avete fatta prendere molto collera? Perché l'ha detto? Lei l'ha detto, stamattina, perché l'avete fatta prendere molto collera? Come hai detto? Lei l'ha detto, perché stamattina l'avete fatta prendere molto collera? Lo so io, sono il dottore. Perché a Guaglione, quando si piglia un caffè, come vi la tazzolella? Che fa? Ci stai io. Stamattina, la famba là, la ce l'ho portata io un caffè. Come ci c'è un caffè? Che mi stai facendo la morte? Ma stai facendo oh! Ma ci cavallo, lo scaffone, così poi cacciava a in mezzo! No! Perché? E le fa male che è essa! Mi devi stare a barà! Perché se non ti faccio... Bello, dimmi che lo faccio! Cosa mi sta sempre? Faccio gli altri, tutti gli appunti, perché non per me vuoi dare? Forza, ma te non è lì! Ma sto vicino, tornando! Mi chiesto ci mandavamo prima, però... Mi chiusi! Sì, mi raccomando, sei pazzo, mi raccomando, a secondo, che ti dice? A secondo. Buongiorno! Poi, ho parlato di Cicino, siete qua? Sì, siamo venuti da poco. E voi come state oggi? Non c'è, ma c'è tutto un po' che compagni io, ma c'è oh, vedi, lo pazzo che sta già. Non sapete comunque sono spassato. Perché lo vuoi mai contare? Forse fa tre novelle. Che ente può fare tre novelle? E novelle? E novelle, novelle, sì. Sì, perché chi sta prima è un ciambugnale. Pigliamo nel terno lotto e andiamo a vedere a scelta base. Ci non sa una va bene però. Ma cosa, ma cosa? Sì. Così faccio. No, non ti piace, ma ci metto a prima, non faccio contatto, ecco quindi la novella. Ecco come sono, la novella io ho tre lì, ecco una novella sta andando a fare tre lì. E la dava molto a pugnare, e che prima? Voi sapete qualche novella mia? Sì, ne conosco diverse. Ne ho fatti tre che hanno avuto un gran successo questo mese, il mio povero compagno. O da pugnare! La vigilia di Natale! Sliglioso Samilla! E non torno più! Senza capisce che ti cacci giù a capito! No, ma se qua vabbè sono! No, ve ma arrivo, ma nel giornale con tutte e tre i numeri! Ah, sì! 27! 56! E 79! Sì, ho termine per pigliare! Bravi, bravo, tutti bravo! Grazie tante, li accetto proprio volentieri. Bene, va bene, mi sento subito. Ah, non me lo fai giuro, lo butto. Oh, carissimo dottore. Oh, caro Don Carlo. Mio zio, Felice Sciamucca. Don Carlo, proprietario della pensione. Il proprietario della pensione? Sì, proprietario. Carlo sa che è favorirmi sempre. Questo signore è vostro zio? È sicuro, sicuro, è mio figlio. Piacere, Luigi De Vito. Padrone mio! Padrone mio! È venuto a vedere questa menzione. Ah, bravo! E che me ne va? Bellissimo palazzo, sì. Stanze tutta liosa, sì. Belle scale, sì, troppo bello. Ma dovete girare tutto. Casa
tornare al sole. Lo so. Ma non ho parlato da interessi, ho pensato solo alla comodità delle persone che vengono. Qua si trova tutto. Ma la vigione è un poco salata però, eh? Indossato, sapete, a questo sito non lo trovo niente affatto qua. Se mi la riderà. Ciocci! Come dicesti che esce Milano? Perché? 6.000 lire per la pigione, 4.000 lire per acqua e cerebro. C'è sala da bagno, gabinetti troveranno, la camera per la ginnastica. E lui fa tutto, lui guarda tutto, lui fa pure da direttore. Bravo. E qua senza si veda, lo signor, non si può fallire. Capita, che pago certi balli. Forza, sta ahí, è impossibile,
non si può dire una parola con nessuno, sono tutto pazzo. E poi gente stravagante, melanconica, intrattabile. Una figlia, poveretta, passa la sua vita a leggere, legge sempre. E che deve fare? La sua unica compagnia sono io. È vero? E dico cosa? Parla tu, ma che fai? E parla sempre. Sì, sì. Ecco, poi che me la zitto, mi ha sporno! Ma che sta male? Se mi chiede con voi, lo scena, o può capire, o no! Ha ha ha!
nulla questo, se volete. È un matrimonio che si può fare. Essa vi piace. Voi le siete simpatici. Ecco padre. Ecco padre, che non ci sia più nessuna difficoltà. Oh, allora va bene, sì, la facciamo. Ma consentite. Sì, come la accetto! Giusto mosso, saccante! Noi mo ce ne andiamo, perché mo non potete parlare più! Domani combineremo il tutto! Va bene, stai fresco! Arrivederci! 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 Ma chi siamo qui? Una mano per te! A venire, forse scuola, ci non faccio il razzo di casa di i campanieri non hanno un son, i camerieri non danno re, ma se arriva i cagnoli si sta per zio, ma che sta per taffan. Ma già, chi lo fanno così con mica, perché sanno che non sono ricco, non mi fanno scurto capone come fanno con la. Ma io non sono ricco però, sono artista e mai da rispettare, hai capito? Perché se non mi rispettare, lo metto tutto quanto a dove? Buongiorno! Buongiorno! Scusate se ho gridato un po', ma non so chi, non che io! Allora, che cercate un bicchiere, non lo posso sapere! Porcheria! Questo non si vede a nessuna parte! Ah, c'è obbligazione ad Raffaele che mi ha fatto venire qua! Ma dove che sono fermo? A voi, capitate qua! No, io sono venuto qua per parlare col direttore, sì! E siccome io ci ho parlato, ma me ne stavo andando! Aspettate un momento, accomodatevi! Sì! Senti! Abbiamo l'onore di parlare! Don Felice, c'ho sciambocca! Don Felice, sì! Bravo! Scusate, ma avete detto che siete di Rocca Secca? Sì, signore! Bravo! Allora mi potete dare notizie del mio caro amico Don Attanasio Pascone, professore di pianoforte! Pascone! Ricordatevi bene, suonava l'organo! Don Attanasio Pascone suonava l'organo. Ah sì, quello morì. Oh, quando me ne dispiace. Ma mo l'organo chi lo suona? Io. Sì, ho preso io il suo posto. Oh, allora siete professore di musica. Sì. E per conseguenza dovete suonare bene il pianoforte. Magnificamente. Della vostra bella compagnia, cara collega, ci passato qua e noi cara compagnia, infame professione la nostra, verità è terribile, nessuno apprezza veramente il nostro ingegno, il nostro valore. Che dice chi è il è lo suonatore, è uno strumento, come si fosse cose niente. Ma tu non sai, imbecille, credito, il sangue che si è buttato per stare sono. Vedete, mentre certi momenti io voglio bruciare un violino, l'acqua, pacchetto, tutte cose. Io mi già ricordo che io me ne via a faccia e aspettasse tutto il corto. Il corto? Lo hanno fatto? Sì signore, lo hanno fatto. Allora, mi tiene le canne e con il mandice da su. Lo so, ma hai spezzato tutto cosa, canne, corde, mandice, tutto! Non c'è ancora ragionamento! Ma che ostacchiere che ci passate con l'organo? Ma ditemi una cosa, ma il vostro è a pedale? Ah, ma non lo fa, oh mandice! E non lo fa, oh mandice! Antichissimo! Se me ne potessi scappare! Me lo volevi scappare? Perché? No, ho detto, se me ne potessi scappare a casecca, per non suonare più l'organo! Quanto sarei contento! Ma in quei posti chi si faceva di proprio per me? Ma... chiedevo una cosa, chiede solo! Sì signore! Non avete voi?
sorella. No, no, signore. Chiede risposta a venire con me all'estero. Andrei in Spagna, in Russia, in America, a Londra, a fare concerti. Ci basterà un anno di giro e ci porta a bere la cavola. Che ne è? Come volete voi? Sì. E pure so su, da canisciù, e caspettam. Voi farete fronte alle spese di viaggio. E poi le terrete dall'indosso. Ah, va bene, sì, sì. Quando ti è piaciuta sta cosa, sta pure battente. Sta pure battente, eh? Allora, partiamo, rimane a Matina. Rimane a Matina, sì. Ci fermiamo, la giornata a Roma. E là ci troveranno tutta pubblicità, striscione, reclame, manifesto, locandine. Come va qua? Come volete voi, sì. Accettate. Sì. Accetto. Bravo. Allora, me ne va. Audaces, fortuna, giova! Ehi! La nuova che fortuna ti manca! Voi senti che si sono pazzi o è? Ma non posso farne ridere perché fanno cose per io! Ho voluto come sta lei! Non se lo muovono qua vicino a me! E stai triste, stai! Ma già, la chitarra è un poco, non si ricorda niente più! Ma chi lo guardi nel direttore, dai lo sta! Diretto! Sì, sì! Oh mamma mia, chi è lì? Sì, sì! Sono stile e fate sta pure noi! Ma la persona che è tutta la vita! Ma no, signore! Scusate come mi presento, perché mi sono disonato certi abiti che mi hanno portato! Gli abiti di Odetta! Drammatica, e domenica del futuro come artista. Non avrei bisogno di carità, perché mio fratello non mi fa mancare nulla. Ma che giorno, fatto, mi ha fatto vedere la cosa. L'hai fatta scivolare. Meno male che si sono riconosciuto. Sì. E che bella cosa. E specialmente poi quando non riesce alla celebrità, con Mastattino, Zacco, che soddisfazione, che piacere. Quando farò finale del festa, una scena bella, forte, di bravo. E quando ci che chiamato, è una cosa così. No? Ma io non vedo che nel figlio 4 sono così confuso. Ma voi chi siete, scusate? Per lì ci sono sciamo qua, se è vinto. Per favore, mi serve, abitate qua. No, 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 che abito qua, te, te. Io sono venuto qua prima con mio nipote per vedere questo, questo stabile. E siccome io già l'ho visto tutto, io mi metto. Aspettate, aspettate. Bravo, bravissimo. Io ti dico il nome che porterò in atto. Eugenio Ardò. Ah, bravo, bravo. Ci vengo, e sì! Ehi, ma guarda mi tanto che bello per me. Io non sono nemmeno più. Ah, guarda, ma già malato a me. Ma già sono arrivato tutti i mossi. Ma vengo un fatto per lui, per non potete più. Io però, mi salto con la figura e con la luce. Per esempio, quando venne chiamata da Doce al Senato. Illustre veranti parizi! Io non si la figlia più vecchia, ma è più vecchia che la cosa. E ciò è tutta la mia vita. Ma va che devi decidere la presa. Forza io mi faccio. Poi mi alle dammi sempre anche di lavoro. La mia vita si cambia nelle guerre. Mamma mia, c'è sì, carica. C'è sì. Questo sono ancora un altro linguaggio di guerra, non si. Ma
perché si chiede spende tanta soldi che coppa, lo fa anche per voi, per la vostra salute. Per la mia salute. E se capisce, è mo che non potete venire tutto quanto a Rocca Secca, anche a chi un bello palazzo costruito appositamente per voi. E quella di là vi passano un paio di mesi per farvi ritornare a casa vostra, bella, tranquilla, rilassata, e non farvi dire più sciocchezze. Quando è? Tanto in bocca, scavi. Chissà se avessi portato un po' di una combinata oggi in cinque, vabbè, dite bene. Là voi a quell'aria potete fare pure qualche novena, così tanto per divertimento. Già farò, Sì, perché adesso voi non avete bisogno, capite? È perché vi lasso per il l'Oterno. Per gli aiutelli? Quando mai? Quando mai? Ricordatevi bene, 26, 56, 79, me l'ha detto mio nipote, il vostro medico. Che pizzi assassini! Non ben più! Che sarà novella? Chi sarà argomento? Troppo bello! Chi sarà argomento? Faccio una cosa scicca assai, il medico è progione! Cameriere! Ma chi è questo mondo? Presidore! Oh mamma mia! Facchino! Guardalo! Pensate se corriamo! E la bestia non è pura! Subito, subito! E cos'è qui? Finalmente! Giovanni è cannonato, me lo fa sentire la buca! Sedetevi, sedetevi! E dovete scusare! Io stavo qua dietro con mio primo Luigi! Uè! Zitta! Basta! Non voglio sentire niente più! Ma parla di Milano come non va a cacca ancora, voi mi avete stancato. Recita Angelo, direttore, che stasera io me ne vado, avete capito bene? Va bene, va bene. Mi guarda tutto, non so è questo. Ma che modi di agire che c'hanno? Faccio, vi devo raccontare una cosa graziosissima. Amico, non voglio sentire niente. Lasciatemi stasera. E che maniera è la vostra, scusate? E che maniera è maniera, scusate? Qui a stamattina mi sta domandando la salute, ma avete fatto 100.000 domande, così devi sapere a me con mano qua, e che miseria veramente, non tenete proprio educazione, eh? Sì, non è la vostra, l'educazione va a mano. A me mi parlate l'educazione. A voi, sì. Sta bene, sta bene. Poi ci rivedremo, non vi preoccupate. Quando volete voi, io sto qua in questa casa, a vostra disposizione. Siamo intesi. Is è ombre che impara l'educazione a me. Lo voglio fare lei, sono io. Carogna, vigliacco!
portato un sacco di mazzate. Sono cruti i guardi, tra le portate troppo a costruire tutte e due. Ma come cazzo ne si fa? Direttore! Direttore! Ma non questo è il consiglio? Ma chi ne sa che sono pazzo? Permettete. Vengo.
appena trovi così e fatti 500 lire che ha portato Nicolino. Sì, allora trovate una roba. Trovate? E che mo' a te stai in sera? Che mo' a te stai in sera? Io richiamo il 45 buffo giù e ti ricordi di là che è morto. Perché il tuo buffo è tutto ammodaccia così e la scelta ce la fanno così. Ah sì no, ho sdoppiato pure me! No, ma no, è tu sotto all'occhio, che c'è, eh! Ah! No, allora! No, fino a pugno! Uno, me ne vedo! Uno! Ah, ecco che giù assai! No! Uno solo! Sì, no, no! Scusate che poi ho detto un culo! No, come? E io passerei in guaia! Vengono tutti per colpa a costruire, io ho messo la lezione! E poi ho detto, sì, che faccio! Io regolarmente hai stato pazzo, perché mi sono messo pazzo, c'è nello sport, ma poi ascetta le gente, si spaventano e ce ne fuggete tutto qua. Guardate in combinazione! Ma si tira pure a niente? No, perché se ne scappare non vuoi più. Meno male, basta che li fai, già la c'è più. A roba di parte 500 lì, che faccia la tizi e basta, io mi sta scordando, non mi fate. Ma raccomando, cioè quello là, la terizia è rosso. La terizia è rosso, mi va, che io non vado. Ah, Irina! Ah, non posso attrezzare! E non pugno! Che le vuoi fino a 50 lire! Mannaggia l'arma della mamma, mannaggia! Poi mi sono sentito attizzivo, lasciare sulla isola ancora! Ma io già tengo pronta a scusa! Se le dà a credere per forza! Sì! Niente, è inutile, non mi faccio capace. A me non mi imbroglio. Io si crede che ero da Napoli a fare niente, anche correndo a Caiallà. Ma io attacco tutto però, io la e me ne vado. A ieri sera se ne venete anche loro, stonate, rimbambite, con la faccia bianca bianca. Povenette, sole, senza nipote. Perché i sicili non stavano con isso? Quando tu ci hai rimandato, ti ricordi? Isso rispondette che non sapeva niente, che non sapeva dove stava. Svergognato. Perciò volevo che ci dannavano, perciò non mi voleva portare. Signor, fuori tu sarà prima che mi ha parlato Don Felice. Con Don Felice? Ecco qui. Ha detto che si chiama Maria Stripponi e sta insieme a una bella figliola. Una bella figliola? E suo buon marito? Signore, ti crede che ci deve essere uno sbaglio? Perché quando l'ha già dimandato chi è, essa ha detto, dice a Don Felice che sono la madre della sua fidanzata, gli ho portato con me anche la ragazza. Come dici? Mamma mia! T'ha detto proprio così? Proprio così. Mamma, mi scellerate, Galiot! Oh, dicevi che qualcosa ci stava sotto! A Napoli non è venuto buon nipote, è stata una scusa! Ah, piezzera assassina! Ma gli ha già fingere però! Gli ha già vede chi è sta donna Maria Strappone? Chi è sta fidanzata? E poi a roba parlamma! Ora dico che sono casore Don Felice e che tu mi sei nipote! Capito? Fa la cosa! Signor, accomodatevi da questa parte! Grazie! Buongiorno signora. Buongiorno. Buongiorno. Voi signora volete parlare con Don Felice? Sicuro? Si sta comodo però. In questo momento vedete non si può parlare. Sta facendo un semicupo caldo al basso ventre per certi dolori che le sono venuti stamattina. Oh, mi dispiace. Ma che ne soffre? Sì, da molto tempo. Soffre di appendice. Ma voi potete parlare con me, è la stessa cosa. Ma, voi forse siete la madre? No, sono la sorella più grande. E questa ragazza mia nipote. Ah, brava. Ma prego, prego, accomodatevi. Grazie. Ecco qua, signora mia, si tratta di un matrimonio. Un matrimonio combinato così, come si dice, Frienne Magnan. Ieri abbiamo avuto l'onore di conoscere a Don Felice. Lui
ha visto mia figlia e l'ha trovata simpatica. E subito ci siamo intesi. Io, come madre, figuratevi, ho un gran dolore a staccarmi da lei. Ma trattandosi di un uomo serio, positivo, non vorrei perdere tempo. Ah. E sono venuta per combinare il tutto lesto lesto. Ah, sicuro? E perché si deve perdere tempo? Una volta che vostra figlia piace a mio fratello piace a esso, si può fare tutto lesto lesto, con la massima sollecitudine. Ah, e voi? Mi avete piacere? Io? Ma mi pare! È stata una cosa che mi ha fatto assai piacere! Non potete sapere quanto sono contenta! Ma scusate, signor, questo non sbaglio. Questa donna felice che qui, che cognome avete? Ah, il cognome? Sì. Sciosciamocca! Sciosciamocca, sì, signore! Sì, ma non è napoletano, è di Rocca... Secca! Di Rocca Secca! Perfettamente! Perfettamente! E lui, è proprio lui, è mio fratello! Ma signora, scusate, voi e vostra figlia, aspettate un attimo in quella stanza, che io adesso subito lo mando a chiamare, subito, subito! Come volete voi, ma se non sta comodo stamattina, possiamo venire domani! Oh no, è quello se sa che ve ne siete andati si può prendere collera! Margarita, va a chiamare Felice, prendendo casino, po'. Ma non lo dice che è venuta sta signora Capiglia, trovolimmo fa una sorpresa. Ah, sicuro? Sì, sì, va bene, va bene. Prego, prego, favorite, accomodatevi, prego. Grazie. Hai capito, mo? Vai a chiamare, e non lo dice niente. Sì, signora. Già fanno muta tutta la casa. Ma questo sono cose nuove, sapete? Chi l'ha insurata e si mette a combinare la tua matrimonio? Ma niente, non mi fa compassione. Ce lo dicevamo tutto quando, paese. Torna con c'è, non vi tornate a marità. Vi passate l'uguale. Voi ne vendite. E a così è stata. Ah, ecco qua. Ma sento questo c'era. Signoretta Inda, è vero? È
C'è ci va bene lì, cambia a battere. Grazie, grazie. Tutti, facciamo i condannati all'occasione. Se ci va bene. Andiamo a vedere, mamma, cosa vuole. Andiamo a vedere. Mi avete detto bene. Andate a vedere, mamma, che vuole. Mi sta aspettando in quella stanza. È venuto per combinare tutto, per finalizzare tutto. E non può perdere neanche un minuto di tempo. Può fare tutto cosa l'est. Ma chi? Come chi? La madre della vostra fidanzata è venuta per combinare il matrimonio della figlia con voi. Svergogna! Assassino! Ma non facciano chiasse perché stanno a Napoli e non voglio fare una brutta figura. Ma o pare sto parlando? Ma mi metto un cappello, mi piglia roba e ce n'iam. Quando arrivo a paese mi hanno chiamato Don Saverio l'avvocato e mi voglio spartere, non ti voglio vedere! E scariscia! Ma tu che stai dicendo? Ma che stai capendo? Te sto dicendo, tu faccio vedere io che sto dicendo. Ah, tu avevi apporato l'occhio in coppa per una amica, in coppa d'ota amica. Oh. Ma ti sbagli! Ti hai fatto punto senza tavernare! Svergogna! Tradito! Ma tu che stai dicendo? Che stai dicendo? Che se sono cose che non si vogliono credere! Come? Un entrato e si mette a combinare il matrimonio! Ma con chi? Con chi? Con la figlia di Donna Maria Strepponi! Iate, iate! Ma sto aspettando da qui la camera! Scorda sta faccia! Donna Maria Strepponi! La voglio fare con lui, la voglio fare con lui, la voglio fare con lui.
che vecchia terribile, ma la voglio fare con una pomeria, voglio fare. Va bene, ho capito, grazie. E chi è questo? Potente. E tu che ti sei fatto fuori un po'? Ah, eccolo qua. Amico mio, come sta? Amico mio. E ancora mi mettete paura di me? E poi lo sei truccato, che diavolo. A me non facete piacere assai, non mi spaventa niente. Perché si dice che la porta facete buona, naturale. Sicuro. Tanto naturale, che lo facete voi. Là tutto quanto sa, diavolo con me. Dici che io mi facete scappare. E che ci senti? Pure non ti sono paura di cacciare. Tanto fratello, ho saputo i vostri indirizzi e sono venuto a sentirvi qua. E poi ci portate un pacco e quattro biglietti di platea, chissà se volete far venire gli amici vostri. Il pacco è di prospetto, seconda fila numero 9. Favorite. Accostatevi, ma questo che cos'è? Ma di che cosa vi mettete da lui? Un po' li mette qua su. Vedete com'è rimasto impressionato. Uno mi dà paura. E in alto piacere. Scusate, io vi volevo presentare la mia signora, ne avete piacere? Oh, certo, sarà un onore per me. Allora fate una cosa, entrate in questa camera, io vado di là, la chiamo e ve la porto. Oh, sarà veramente fortunatissimo. Prego, sì. Fate con voi. Accomodate, io 2 minuti e bene. Prego. All'interno? Sì, accomodate, io la chiamo e bene. Prego. Mannaggia la mia mamma, ti mannaggia. E sono tre. Vuoi che sei terribile? Chi si trova a cagare, non ti mandate giù, chi sono più belli con voi. E che io faccio a cantino, non lo cantino di centano di qua. E cosa facete da stare là poco? Niente, sto più comodo, ma te la chiudo a buio. No. Ma chi ti rubare la roba, il mese tutto cosa vuoi. E si rapisce. E andato poco, voglio far parte come ricchi, voglio far parte. Voglio far parte con diretta. A questo arrivato come sta rocca sì? E mi voglio far vedere chi è, chi sto, chi sto work, come ha detto la signora vostra madre. E che sto che facevo? Mamma mia, che brutta faccia la faccia. E che brutto occhio. Ma si sta scelvazza? E dice la mamma che non si muove salita. Preparassi tutte cose. Perché io non posso venire, va? Faccio dice perché la moda la cadrete dentro. E chi ho detto? Ma voi ci fate? Andate, marcio, non puoi sentire niente. Andato un po', che? Lo voglio far vedere, lo voglio far correre, lo voglio far correre, lo voglio far vedere chi è sto porco. Andato un po'. Il biglietto è stato mannato. Ah, bravo. Fuori, non sta, non mi va a fare tutto. E chi è, mo? E fate tra sì. Accomodatevi, da questa parte. Grazie, grazie. Va bene.
benissimo, entrate in questa camera, prego. Ma io non l'ho già accattato. Ma lanci mi diamo la coppa, zio, senza che nessuno mi ha visto. Ah, ti fate buoni, ti fate, prego, accomodati, prego. Qua, facciamo presto, sì, accomodati, 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 prego, prego. Puzzi, scuola, puzzi, che se pure se sei più. Ma chi lo cambia il direttore, che ci fa? Se fa scappare, se fa rubare, ma allora la coppa che ci fa? E chi lo cambia il direttore, non ne sa niente, non ne sa, non ne sa niente. Dimmi che sei ricco. Cazzo! La vita la marina! Ui, ma guardate, guardate! Il mo è pazzo! E dentro due milioni che si portò un mangiare pizza, guardate, guardate! Ecco il palo che l'ha rubato! Ma dove è andato? Non sai che farci? Che sto qua direttore non c'ho dunque, che sto qua mutetti! Date la zitta là così! Facciamo andare a capo direttore! E se non sarà così, io non lo faccio! Amico, che sto conoscendo? Quando è la roba faccio i miei conti? Ho stato un po' a mettere là di e non lo dico niente lo direttore. Che lo dice? Vieni, e non lo rompi tutto. Oh mamma mia, chi ne sei sbagliato? Mi avete visto una mela gitta! E chi ce l'ha dato che chi lo piezza i pani, che la, chi lo cascavale, che la sa cinci, chi lo mazzerà? E chi ho fatto? Buonita che le signore l'ha dimostrato zitto, come avevo direttore e avevo fatto! Ma chi è scritto? Ma di perché non avete chiuso il cammino? Sta, non mai chiuso la gitta, chi lo sa mia? E là sta nato! Anda adesso a verlo! Ho detto! E giù si accusi, si chiama mai tizza! Andiamo giù, sta Venezia! Ah, ma dopo mangio il sistema, sto qua di schietto, non va a mancare!
muovete, eh? Ah, avete portato pure 40 metri di fona? Non vi muovete, finché non avete l'ordine del direttore. Non vi dovete muovere, avete capito? Ma tu con chi stai parlando? Papà, signore! Con chi stai vedendo un pazzo a me, io faccio apposta, cantini ci stanno 5 pazzi! 5 pazzi! Signore, se ne è scappata con busta abilimente e portate tutto quanto in casa, però non c'era uno, gli accetti da tutto quanto hai! E perfetto! Ah, oh direttore! Direttore, accomodate! Buongiorno signore! Va bene, che volete? Perché mi avete mandato a chiamare la condanna fretta? E me lo domandate voi! La giocata mi hanno chiamato forza, mio caro! Voi lo direte un rosa di fare. Si capisce? E che si ammanno con le 5 età, non sa vinto no. E se trattasse uno, e va, ma che ne sono 5 e l'ora. Ma aspettate, dopo di cui sta dicendo, anzi siete pazzi. Anzi, ma sono più pazzi. Ma la città lo dice, che ci sto direttore. Direttore, all'oppata, facitelo sempre. E perché ha già un po'? Ma voi lo veramente facite. La buona funzione dei pazzi, delle fiume, e tanto tutto quanto in casa! E la cavo dei pazzi! Ma quali pazzi? Chi le ha finito con il corpo sta più di me? Donna Maria Strefone insieme a casi! Chi le ha fumato? O è lo più pericoloso? E dica, o me essere fuso! Se non le fiume, stanno tutto quanto in casa! Ma qua? Sì, signore! Ma chi le non sono pazzi, non volete da me o no? Chi le sta meglio e fuso? Possibile! Possibilissimo! Voi non siete venuti con lo stabilimento dei pazzi! Che li ha per commissione? Aprite che vi importa! Questo che cos'è? Ma perché avete chiuso che si importa? Ma che maniera è questa? Vabbè, ma che significa sta cosa? Ma perché avete chiuso il cantino? Signori miei scusate! Fai mi credere che li vedo tutti quanti pazzi! Che bella! Ma come avete potuto credere questo? È perché me l'hai detto cinque, le voto. Oh, le voto voi? Sì, signore, che teneva la pensione con 15 pazzi in una. Combraglione! E che pagava la bellezza di 10.000 lire di piccione? E non ci viene mai prima andata. Ah, ci capito, no? Tutto questo va bene. Ma tu, Bob, perché ti volevi sposare figlia sta signora? Perché che lei si può dicendo? E io credendomi che era pazzo, ha consentito. E io ringrazio, mi ha fatto perdere sto poche dita. Signora mia, scusate, ma io sono ammogliato. Ecco qua mia moglie. A servirvi, favoritevi sempre. Quindi che l'ombrignone da qua che me mi... Allora, non ci sto facendo niente. Prego, svergognate, come vedi qua stanno tutti quanti i pazzi. Viva, cane! E che ci sta pure noi? E che è che non cante più, no? Non cante più, o scegli che fece onore, no? Ma che buio, ma che lista me l'ha fatta qua? Sì, sì, amore, no? Non potevo lavorare a mezza lì, è più quello ma perché detto che per 10.000 lì dovevo andare a anticipare che lo stabilimento e poi tu lo dovrei e io ci portate con la pensione e già lo facendo, non faccio più perdonate, 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 che sono cose di gioventù. Alla fine non ha fatto un gran male, perdonate, capisce? Che ci? Che dici, te? Sono sempre là. Scusate, Don Feli, ma quel giornalista vuole letto? Mai, non conosco proprio a nessuno, non c'è la nostra. E permettete, allora lo troverò io, lo troverò. Ma che significa che non partiamo più? Ma che partiamo, non c'è nessuno strumento.
sto cosa che ha fatto di nerace? Ma uno si è tanto certo! Certissimo! Ehi, non ancora! E speriamo che questo rispettabilissimo pubblico non la pensi con Martino!